Eliminate entrambe dalla Coppa in settimana, Monterosi e Casertana si ritrovano di fronte a Teramo in cerca del primo successo del loro campionato. Dirige Silvia Gasperotti, internazionale di calcio femminile. I capitani sono Piroli e Celiento. Seconda panchina con il Monterosi per Roberto Taurino, che ha esordito a Potenza. Subito vivace la Casertana, questo cross per Alessio Curcio viene deviato in scivolata dal 10 sulla traversa, poi è in fuorigioco Montalto sul tentativo di ribattuta. Toscano apre ancora per Montalto, avrebbe voluto il pallone di ritorno, infatti si arrabbia col compagno. Montalto ha cercato la porta, non si sono intesi. Apertura di Proietti, ottimo inizio della Casertana. Casoli prende il fondo, mette dentro, arriva Damian di controbalzo e va abbastanza alto sopra la porta. Di nuovo Proietti, pallone sputato via dalla difesa, calcia Toscano, l'azione però prosegue dopo la parata. Damian, cross di prima intenzione, Alessio Curcio, quarto gol con la maglia della Casertana, li ha segnati tutti lui, quelli della squadra di Cangelosi. Servito perfettamente da Damian, si inserisce di testa l'ex giocatore del Foggia. La reazione del Monterosi arriva nel finale di primo tempo con questo destro che gira di Andrea Silipo. Largo. Poco prima dell'intervallo, ancora Monterosi, cross dalla sinistra, Luca Bittante di testa. Sollecita in questo caso i riflessi di Venturi, si rientra negli spogliatoi con la Casertana avanti. Meno vivace la ripresa, comunque prova a spingere il Monterosi. Bittante per Costantino che non riesce a dare la frustata giusta di testa. Casertana in controllo, poi ci prova anche con la combinazione tra il neo entrato Carretta e Damian. Carretta sacrificato nel ritorno al 3-5-2. Ultima palla per il Monterosi, cerca il tocco dolce Rocco Costantino, non trova lo specchio della porta. Finisce così, prima vittoria per la Casertana.